Termina dunque il primo tempo di questa sofferta semifinale del campionato d'Europa di calcio al Neckarstadion di Stoccarda tra Italia e Unione Sovietica sullo 0-0. Una Unione Sovietica sicuramente migliore di quanto ci si aspettasse o di quanto noi ci illudessimo. Poi Donadoni che di tacco dà un ottimo pallone a Bergomi che glielo restituisce, ancora Donadoni, parte il traversone, Vialli, palla sul fondo, Vialli di testa da posizione. Kosmanov, ecco il suo rilancio, la palla è a Protasov, ora Mikhailichenko, Ratz, Kosmanov, lancio lungo, attenzione, ora sono velocissimi i sovietici in contropiede, Kosmanov mette in mezzo, Protasov, tiro, gol! Compagni, devo comunicarvi una grave notizia. Il muro è caduto. Amici, amici, è chiaro che i tempi sono cambiati. Dobbiamo cambiare anche noi e cambiare il partito. Compagno, scusami, ma non ho capito. Perché amici? Sì, perché ora siamo amici. Ora siamo moderati e dobbiamo essere amici di tutti. Degli industriali, delle lobby, delle altre ideologie, della massoneria e della criminalità organizzata. Solo così potremo andare finalmente al governo. Senti, compagno. Non chiamarmi compagno, chiamami amico. Ah, sì, sì, scusa. Senti, compagno, io a queste condizioni al governo non ci voglio andare. Io sì, sono disposto a tutto. Quindi liberiamoci del nome, dei colori. Rinneghiamo il passato ormai superato. E togliamo anche la falce e il martello dal nostro nuovo simbolo. Che cosa? Non ti azzardare, filo imperialista. Ti faccio vedere io di che colore è il sangue. E il sangue non mente. Ecco, ecco i soliti brigatisti. Ecco perché non vinciamo mai. Amici, andiamo via. Andiamo a prenderci il potere. Perché? No, non ti voglio lasciare. Sei tutta la mia vita. Non voglio, no. Dai, amico, non ti forza. È il destino. No. Ma noi siamo comunisti, non ci crediamo al destino. E allora la storia, dai, fatti forza. E comunque non siamo comunisti, ma anzi siamo molto più democratici. E non sei contento? E voglio. Perché? Ecco cosa fate alle persone, fascisti! Voi siete fascisti, costringete gli altri alle vostre idee. Voi siete fascisti, non tollerate le idee altrui. Tu sei fascista. 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 Calma, compagni. Ricompattiamoci. È vero, i tempi sono cambiati. Il liberismo adesso è più forte che mai. E noi siamo rimasti indietro con la storia. È tempo di ammodernarci. Dobbiamo rifondare il comunismo. Compagni, scusate un secondo. Pronto? Sì, sono io. Sì, sono in vendita. No, non sono un vero comunista. In realtà mi sono sempre ispirato al Partito Socialista Italiano. Forza che? Italia. Ma se non so giocare neanche a calcio. Ah, ho capito. Ok, va bene. Arrivo subito. Ragazzi, scusate, devo andare via. Ma come, compagno? Ma stiamo facendo il soviet! Lo so, ma avrei un impegno urgente. Ma compagno, rifletti un attimo. Siamo una svolta cruciale del partito. La liberazione del proletariato ormai è vicina. Guarda,
Ecco il sol dell'avvenire, vedi? Sta sorgendo. Finalmente saremo tutti uguali. Vado a comprare le sigarette e torno. Aspetta, dove vai? Torno. Aspetta. Torno. Compagni, allora? Non perdiamo altro tempo. Le destre avanzano velocemente e per evitare una loro affermazione possiamo e dobbiamo fare una cosa soltanto. Fare come fecero i nostri compagni partigiani. Dobbiamo allearci col centro-sinistra. Compagna, ma che dici? Non cedere al ricatto del meno peggio. Come possiamo allearci con loro? Sono uguali alle destre. È sempre il solito minestrone, borghese e capitalista. Sono troppo distanti da noi. Ma compagno, se ci isoliamo, rischiamo il ritorno dei fascisti. Non sono i fascisti i nostri suoi nemici. Ora è sempre resistenza. Calma, compagni, calma. È una scelta difficile, lo sappiamo. Ma questa scelta non deve dividerci. Votiamo. E qualunque sia l'esito del voto, promettiamo di mantenere il partito unito. Siete d'accordo? Sì. Bene. Votiamo per alzata di mano. Chi vuole allearsi col centro-sinistra? 1, 2, 3. Bene. Chi vuole rimanere all'opposizione? 1, 2, 3, 4 e 5. Bene. Rimaniamo all'opposizione. Ah sì? E noi ce ne andiamo. Andiamo, compagni. Andiamo via da questi estremisti. Fascisti! Bene, compagni. Abbiamo raggiunto un risultato importante. Abbiamo rifondato il comunismo. Ma ancora non abbiamo deciso che comunisti essere. Facile. Marxisti e leninisti. Ma che dici? Trotskisti. Marxisti e leninisti. Trotskisti. Marxisti e leninisti. Trotskisti. Marxisti e leninisti. Trotskisti. Marxisti e leninisti. Trotskisti. Basta, compagni. Marxisti e leninisti. Trotskisti. Marxisti e leninisti. 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 Compagni! Non possiamo essere cattocomunisti? Sì, ma non era abbastanza materialista! Marxisti leninisti. Trotskisti. Marxisti leninisti. Trotskisti. Marxisti. Compagni! Vi prego, smettetela. Basta litigare tra noi. Basta divisioni. Mentre noi ci separiamo per le piccole differenze, il popolo perde il lavoro e la dignità. Mentre litigavamo tra noi, il padrone ha introdotto il precariato, sfruttando e schiavizzando i lavoratori. E che cosa abbiamo fatto noi? Siamo rimasti a guardare. I lavoratori perdono i diritti che hanno faticosamente conquistato, col sangue versato in mille battaglie. E noi non siamo più al loro fianco a difenderli. Non c'è futuro per i giovani. E cercano speranze emigrando. Le famiglie non arrivano alla fine del mese, eh? La meritocrazia è solo una favola. E noi, compagni, eh? Cosa abbiamo fatto noi? Che facciamo? Che facciamo mentre lo Stato fa chiudere le piccole imprese e salva le banche con i nostri sudatissimi soldi? Cosa facciamo mentre i politici e i loro amici rubano i soldi pubblici? Che facciamo mentre c'è chi non vedrà mai la propria pensione? Mentre lo Stato prende ordini dal potere economico internazionale? Mentre il capitalismo genera poveri su poveri e disperati. Che facciamo mentre i veri colpevoli di tutto questo rimangono impuniti al proprio posto, continuando ad accaparrarsi le risorse che sono di tutti? Compagni, basta! Usciamo dai salotti! Torniamo dal nostro popolo, tra la gente! Torniamo dal popolo che non deve temere il governo, perché sono i governi a dover temere il popolo! È ora di urlare basta! È ora della rivoluzione! Nessuno può fermare il popolo! Avanti popolo! Alla riscossa! El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido
compagni! Eccomi! Ve l'avevo detto che sarei tornato! Ho portato l'erba! E poi!